YouTube, qui Okra 1993. Il video di oggi sarà una lista aggiornata del mazzo Dinosauro post Orizzonte Cibernetico, che ci ha dato il nuovo link Dinosauro che potete vedere qui. Quindi partiamo subito e andiamo a vedere questa lista con i dinosauri e i True King. Lista per andare primo, partiamo con i dinosauri e livelli 4. Abbiamo tre copie di Oviraptor, che è il motore principale del mazzo, fortissimo. Adda qualsiasi cosa, cestina qualsiasi cosa, in più può spaccare uno per resuscitare uno dal cimitero e andrà anche in combo con il nuovo Link in una maniera che vedremo dopo, siccome ha vari utilizzi. Poi per gli altri livelli 4 abbiamo un Mistosauro obbligato ovviamente dalla banned, altrimenti se ne giocherebbero 3, fortissimo, special al deck, protegge, fa un sacco di cose. Poi un Rex gigante, perché uno è ok, continui a bannare sempre lo stesso, quindi non ne servono più copie, secondo me. Lo banni, lo ribanni, entra e rientra, quindi fortissimo. Un Infinita Tiranno perché è grosso. All'inizio ho smesso di giocarlo perché potrebbe essere un brick se te lo becchi in mano, però appunto monocopia in teoria non dovresti averlo in mano. E se riesci a tirarlo fuori direttamente dal deck, magari evocandolo direttamente con Mistosauro, può essere già un 4000 di base, a volte un 6000, a volte anche un 8000, perché comunque si banna di Misto, si banna di Tiranno, si banna di Pillola, quindi resta molto molto forte, a volte chiude game da solo. E poi l'ultimo livello 4 è Megalo Distruttore X, che non ha effetti, però è un mostro acqua, quindi target del True King di acqua. Quindi è necessario giocarlo perché ci aiuta ad evocare True King e può essere addabile. Poi per i piccolini abbiamo tre copie di Baby Serasaurus perché è il più forte tra i bebè. Lo loopi infinite volte, a volte ne attivi 3, 4 per turno, è fortissimo, fa specialare qualsiasi roba, compreso lui stesso, quindi OP. E poi due copie del piccolo Pteranodonte, bastano due, non tre, perché comunque è sempre meglio massimizzare su di lui perché porta anche lui stesso, mentre lui porta livelli 4 superiore, quindi un pizzico meno forte, però se parti di primo turno con Diagram più uno di questi a caso l'effetto è lo stesso, perché tanto poi noi portiamo V-Raptor con lui e poi continuiamo a giocare. Poi l'ultimo baby è il Jurak Aeolo. Ho tolto Dino in questa versione, Jurak Dino, perché non c'è più la combo con Natura Bestia eccetera, che potrebbe non essere così consistente. Per cambiare, ho provato solo così e riduce anche il brick, ovviamente. Poi per i dinosauri grossi abbiamo due copie del tiranno finale conduttore. Lui è il boss monster del mazzo, fortissimo. Spacca uno per fare libro dell'eclissi, cioè copre tutti i mostri dell'avversario. Poi li può anche attaccare tutti, fa OTK praticamente da solo, aiuta a spaccare i baby che porteranno a loro volta, aiuta a bannare. E se banni General Rex entra, se banni altra roba si pompano altri mostri. Fa tantissime cose, lo puoi evocare con la pillola direttamente dal deck, quindi fortissimo. Un Overtex, e pensavo di giocarne due, però uno secondo me alla fine è ok, perché non lo vuoi vedere in mano principalmente. Se lo vedi in mano è un po' brick, a meno che non riesci ad evocarlo con le sue condizioni di evocazione, ma è abbastanza difficile perché richiede di rimischiare 5 mostri dinosauro banditi per farlo entrare in special. Quindi direi che uno è ok, giocando un paio di pillole, magari con la prima pillola porti lui, poi lui ha l'effetto di negare magia e trappola, quando viene sfasciato ha dall'altra pillola che ti farà poi giocare lui, quindi secondo me uno ci sta. E poi ultimo dinosauro, il Dogoran, che è un kaiju fuoco, quindi non bricca neanche in mano perché è target del True King di fuoco, rimane un kaiju, quindi può essere molto molto utile contro molti meta deck, inoltre è searciabile di Oviraptor. Poi passiamo al reparto True King, in cui abbiamo tre copie di Agnimazud. Agnimazud è il migliore semplicemente perché ha più target, tanti target, tra cui tutti il Dogoran, l'Aeolo, Mistosauro e anche le Ash, e poi lui stesso. E poi tre copie di Barastos, che è un po' meno forte semplicemente perché ha meno target, però ha come target lui stesso il Mega Distruttore X, che resta comunque searciabile. Inoltre resta molto forte perché se lo spacchi di Diagram o di qualcos'altro, lui porta direttamente al deck un Agnimazud, quindi aiuta a fare
anche il vero re di tutte le calamità. E poi per la entrap, appunto, abbiamo due copie di Ashe, che sono fortissime, la migliore entrap insieme a Droll e Lock, e inoltre appunto è fuoco, quindi può essere target del Trucking Anima Zood. Poi passiamo alle magie, in cui troviamo tre copie di Scavi Fossili. Scavi Fossili fortissima perché ti sercia qualsiasi roba, che sia di livello 6 inferiore, quindi praticamente tutto tranne i ciccioni. E niente da dire. Tre copie di Terraforming, che è sbroccata, la carta sbroccata continua ad esserlo. Poi abbiamo tre copie di Diagram, essenziale perché ci permette di sfasciare i baby, cercare Trucking e andare avanti con il nostro combo. Due copie di Pillola dell'evoluzione doppia, che sta aumentando ancora di prezzo, è salita fino a 9-10 euro, perché è fortissima. Carta che prima stava a 50 centesimi e non si filava nessuno. Ora invece hanno capito che è forte, banna 2 e porta direttamente dal deck dei dinosauri enormi che ti fanno vincere la partita. E bannando ci guadagni anche, perché di solito banni Giant Rex, eccetera, eccetera, quindi senza senso. Un buco nero che in questo specifico deck è migliore di Ray Jackie, perché se si bricca tu puoi farti buco nero sui baby e ripartire evocando nuovi Raptor. Una carica anime, perché questo deck è fatto per andare primi. E carica anime sbroccata, ti fa fare delle combo assurde e dei board irribaltabili, e poi io ti capi turno dopo. E poi un mostro resuscitato che aiuta a rebornare roba. In late game reborni Oviraptor, ti addi il tiranno finale conduttore e hai vinto. E poi due copie di richiamato alla tomba, perché non vogliamo morire dall'entrap dell'avversario, specie partendo primi. Queste ci aiutano. Se l'avversario ha entrap, comunque le possiamo bloccare facilmente. Poi passiamo all'extra deck, in cui troviamo tanto spazio libero innanzitutto, quindi potete giocare un po' quello che volete. Magari potete giocare anche le Cherries Decide, perché l'extra non viene utilizzato molto in questo mazzo. Quindi ho messo una serie di ranghi 4 generici sotto forma di Tornado Dragon. Tornado Dragon molto molto forte e utile, perché nel main deck, come avete visto, non c'è niente che spacchi facilmente le settate, le magie, le trappole. Quindi Tornado Dragon è una soluzione immediata a questo problema ed è facilissimo da fare. Poi nella side potete giocare Twin Twister, tipo uno spaziale mistico, eccetera, ovviamente, però di main non c'è nulla. Poi un abitante dell'abisso che passano gli anni ma resta comunque tra i ranghi 4 più forti in assoluto, blocca un sacco di robe, blocca BA, blocca Sky Striker, blocca Mermail, blocca gli altri Dino, blocca tutto. Tutti giocano dal cimitero. Un Castle che è generico e permette di staccare due. E spesso è molto utile, perché stacchi due, magari ti servono due dinosauri per evocare un tiranno, magari stacchi un Giant Rex che poi banni e poi rientra, quindi molto molto forte. Poi un Dolka perché nega, un Laghia perché nega ancora di più. E poi per ranghi 9 abbiamo due vero re di tutte le calamità, fortissimo. Stavo pensando di giocare anche magari la Enter Blatnir, il rango 9 che banna 1, però vero re di tutte le calamità è davvero davvero troppo forte. Ed è un po' la win condition del mazzo, perché se partiamo primi di Diagram più Baby o piccolo Pteranodonte, ovviamente possiamo sempre fare tutte le calamità. In questo meta c'è davvero poca roba che riesca a counterarlo, almeno di primo turno, e poi si va ad OTKare il turno dopo, quindi fortissimo. Poi per il sincro gioco semplicemente un Catastor, che dovrebbe essere una ciambara, però non ce l'ho, quindi un 5 generico, e un Trishula che è fortissimo e si riesce a fare di primo turno, quindi togliamo già una carta all'avversario. Poi ci facciamo tutte le calamità sopra, quindi molto molto forte. Poi per i link abbiamo un Reprodocus, che è il nuovo link, appunto. Potete giocarne anche due, perché l'ho provato ed è molto forte per svariati motivi. Andiamo un attimo ad analizzare questa carta. Questo è un link dinosauro, link 2 con 800 di attacco, quindi a statistiche non è buono, però l'effetto potrebbe essere carino e utile, almeno ai fini di questo mazzo. Innanzitutto è forte perché è un link 2 super generico, in quanto richiede due mostri qualsiasi, quindi puoi usare i token se ti vengono dati, se giochi magari capro espiatorio, eccetera, dipende. E poi punta in basso, quindi un link 2 che punta in basso. Noi eravamo abituati a Proxy Dragon, che poi si è evoluto in Underclock Taker. Ora abbiamo Reprodocus, punta in basso, punta anche in alto, quindi ci libera una zona. Poi forte perché è un dinosauro, quindi può essere utilizzato per essere bannato anche quando andrà al cimitero. Può
può essere utilizzato per la pillola, per il tiranno finale conduttore. E poi il suo effetto dice che praticamente possiamo dichiarare un tipo di mostro oppure un tipo di attributo, e i mostri puntati da lui, e punta in basso e in alto, diventeranno di quel tipo o di quell'attributo una volta per turno. Quindi, che utilizzi può avere questo Reprodocus in questo specifico mazzo? Allora, il primo utilizzo che mi è venuto in mente è quello attraverso Oviraptor. Oviraptor perché? Perché Oviraptor dice che lui può spaccare un mostro dinosauro sul terreno, e non specifica sul tuo terreno, ma sul terreno in generale, quindi anche sul terreno dell'avversario, per poi evocare un dinosauro dal cimitero. Quindi, cosa succede? Se noi abbiamo Oviraptor sul terreno e anche un Reprodocus che punta un mostro dell'avversario, possiamo attivare il suo effetto del Link, trasformare il mostro dell'avversario in dinosauro e poi attivare Oviraptor, spaccare quel mostro dell'avversario e poi evocare un dinosauro dal cimitero. Quindi può essere una giocata abbastanza utile perché Oviraptor diventa un mostro che spacca uno praticamente, e quindi con più facilità riusciamo a togliere magari una carta problematica. Poi, il secondo utilizzo che mi è venuto in mente è quello tramite il Trucking di tutte le calamità, che magari possiamo fare sotto, siccome punta in basso, in quanto Calamities dice che noi possiamo tributare anche i mostri dell'avversario per poter evocare i nostri Trucking. Quindi, se non vogliamo sprecare Vero Ray tutte le calamità staccando materiale, oppure se l'abbiamo resuscitato senza materiali tramite Monster Reborn o Soul Charge, noi possiamo comunque, attraverso Reprodocus, puntare a un mostro dell'avversario, cambiarne l'attributo, e poi tramite Vero Ray tutte le calamità potremo, se abbiamo un Trucking in mano, andare a spaccare anche il mostro dell'avversario ed evocare il nostro Trucking, quindi molto molto forte. E poi il terzo utilizzo, che forse è il più semplice da attuare, è quello attraverso i baby, ovvero magari cercare di cambiare l'attributo di un baby. E questo cosa fa? Va ovviamente a favorire l'evocazione dei Trucking sempre, perché abbiamo la possibilità di trasformare i baby in mostri di fuoco o di acqua, o anche altri mostri, però il baby è per fare l'esempio migliore. Se trasformiamo il baby in fuoco o acqua, potremo attivare più facilmente i nostri Trucking, innanzitutto, e anche più facilmente attivare l'effetto secondario dei Trucking, perché se vengono utilizzati due materiali, acqua o fuoco, rispettivamente per Barastos e Agrimazud, si attiveranno gli effetti secondari, che sono quelli di bannare due carte dietro, Magia Trappola, oppure di bannare un mostro dal terreno o dal cimitero dell'avversario. Inoltre, il baby poi si spaccherà e triggererà, quindi ci porterà qualcos'altro direttamente dal deck. Quindi questi sono i tre utilizzi principali che ho pensato e ho trovato per questo nuovo Link. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se ne trovate altri. Poi, procedendo oltre, abbiamo un Mr. Boy che dovrei sostituire con un Missus Radiant, perché i Terra sono di più. Potete giocare anche Underclock, eccetera. Non avevo voglia di tirarlo fuori, quindi boh, fate un po' quello che volete. Poi una Fenice, un Cerbero perché sono generici e forti, un The Code perché è generico, e un Borrelguard Calibro Guardia perché è forte, e in questo mazzo si fanno tantissime special. Quindi un Link 4 si può fare facilmente, lui è veramente fortissimo, ha tanti effetti, sposta anche in difesa, fa un sacco di robe, non può essere distrutto dagli effetti delle carte, comunque un 3000 che puoi calare molto facilmente, e giocare mostri di Link 4 come magari Firewall Dragon in questo mazzo secondo me ha poco senso, perché non si riesce magari a lupparlo bene, quindi secondo me lui è una scelta migliore, poi mi piaceva, quindi lo vorrei provare. Quindi, per oggi direi che è tutto. Se avete suggerimenti, commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima!